pensato di fare questo dedicare questo blocco alle donne di Carrara del 7 luglio, quindi sopra ci saranno tutti i nomi con la data, mentre nei lati verranno, poi viene sbozzato, tirato al grezzo, poi ci sono 11 punti, verranno messi dei chiodi, che sono gli 11 nomi. Sono le 10 donne che hanno lasciato la testimonianza della resistenza del 7 luglio, più la Francesca Rolla che faceva la staffetta. Punti messi insieme che formano delle linee delle figure geometriche che rappresenterebbero proprio le connessioni, cioè finché cammini da solo e vai avanti non crei nulla. Quando invece le persone si uniscono, come questi 11 punti, attraverso le loro dinamiche, a seconda di come si legano, vanno a creare qualcosa di nuovo. E se si lavora per il bene comune, il bene sociale, chiaramente il discorso è legato alle donne di Carrara, che siano insomma un po' uno spunto, uno spronare a andare in quella direzione lì. Nel progetto ho proprio scritto insomma amore, coraggio e paura anche, no? Disperazione, perché alla fine è quello che ti muove, no? Quando sei a un punto di non ritorno, cioè io l'ho chiamato anche atto eroico, no? Perché? Perché nel momento in cui sei talmente disperato che cerchi di fare qualcosa, cerchi di opporti a quello che succede anche a scapito della tua vita, no? Quindi quella è disperazione, ma è anche mossa dalla forza e dall'amore per le persone o per la terra o per il concetto che devi andare a far rifiorire. La maggior parte, diciamo il 90% delle cose che faccio sono tutte legate alle tematiche femminili. Cioè alla rivalutazione della figura proprio della donna che esce dal discorso donna-oggetto, improntata verso insomma il rispetto dei diritti delle donne, l'uguaglianza. Il lavoro prende un po' forma da sé, a prescindere che sia una cosa semplice come questa qua, pulita, insomma, o che sia una cosa complessa, la forma viene poi da sola, cioè non ne esci. Io ti faccio, poi se lo fatti tu vuoi. Cioè sarà questo a dire agli altri cosa vedono, a comunicare qualcosa, se non comunica è pazienza.